1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E azione! Il Belgio è un vero paese o solo un compromesso geopolitico? Non lo so, ma ha un palazzo che mi ha ingaggiato per girare un documentario sul re. È per me un grande onore consegnare personalmente questo simbolo di Bruxelles alla grande città di Istanbul. Sire? Ma stava per arrivare una notizia bomba. La Vallonia ha dichiarato l'indipendenza! Cosa? Il Belgio non c'è più! Dobbiamo tornare subito. Tutti i voli sono stati annullati a causa di una tempesta solare. Devo tornare immediatamente in Belgio. Questo non è possibile, maestà. Mr. Lloyd, non ora. Anche il nostro volo? Tutti i voli, sire. Ma il regista ha un'idea. Vedi quelle belle signore? Domani partiranno per la Bulgaria in pullman. Andremo con loro, ci faranno lasciare la Turchia in incognito. Sire, non posso assumermi la responsabilità di questa farsa. Ok, ma ora si concentri sulla sua femminilità. Il regista viene con la sua videocamera. Filmeremo il viaggio di ritorno per il popolo belga, punto e basta. Ed eccoci qui, con un re vestito da donna che riflette sul suo concetto di libertà. Ci hanno trovato. Quindi siamo inseguiti dai servizi segreti turchi e da un cecchino serbo? Ci serve un passaggio. L'unica soluzione è raggiungere l'Italia con una barca. Mi sento rinato. Questo viaggio mi ha cambiato. Nicolas, le salse per il kebab. Pronto, Vostra Maestà? Sì, stiamo bene. Posso farle una domanda? Ha ripreso il dito.